Bella raga, qui Danny Fry, benvenuti in questo primissimo video di League of Legends. E qui per voi oggi ho una partita di Dominion che dura su circa 12-13 minuti e vinciamo senza problemi. Anche perché l'altra squadra era con due assenti, praticamente si sono disconnessi tipo a metà partita. Oppure non so se si erano disconnessi o semplicemente erano non erano al computer e praticamente la partita stava andando. E qui sto giocando con dei ragazzi. No, vabbè, non posso dire ragazzi perché una di loro è una ragazza, cioè la Gianna che vedete in partita. Gianna è quella lì che vola coi capelli biondi per chi non gioca a League of Legends. E che avevo conosciuto la partita prima e sono tutti italiani. E sì, nulla di speciale. E mi sono trovato a giocare molto bene con loro. Io in questa partita sto usando Fiddlestick, come potete vedere in basso a sinistra. Sì, a sinistra. E questa è appunto una partita di Dominion. Questa modalità è uscita circa un mese e mezzo fa circa, non me lo ricordo. E sì, appunto, è una partita di Dominion. Vinciamo molto in fretta, cioè perché ho avuto partite di Dominion anche di 20 minuti circa, sì, forse anche di di 20 minuti. E in questa partita riusciamo anche a conquistare tutti i 5 punti a un certo momento. Non mi ricordo quale momento della partita precisamente, però mi accorgo che, cioè mi ricordo che riusciamo anche a conquistare tutti i 5 punti. Come dicevo, io starò molto vicino a Gianna e quella Annie che ora è in basso. Starò molto davanti allo spawn nemico. Poi vedrete, ci sarà un pezzo dove starò veramente tanto davanti allo spawn nemico. E praticamente li massacreremo, non usciranno da lì. Non so perché, non riuscivano a farlo. E qua potete vedere la prima kill su Master Yi, che riesco ad aggrappare, però sfortunatamente Alistar muore. In questa partita eravamo una Gianna, che è quella lì che potete vedere, Evelyn, Annie, Fiddlestick, cioè giocato da me, Alistar, che è quello che è morto, contro un Teemo, una Nidalee, una Kali, che è qui che sto per uccidere, e un Master Yi e un Nasus, che poi quella Nidalee che vi ho già detto e quel Master Yi sono quei due che andranno praticamente AFK e non giocheranno nella partita. Prima di parlare delle cose importanti di questa partita eccetera eccetera, vorrei far conoscere questo gioco a quelli che non hanno mai provato o non hanno mai giocato a questo gioco. Comunque, per quelli che ci giocano e magari non mi hanno fra gli amici, il mio nome su League of Legends è DannyFra96. Quindi, se volete aggiungermi, fatelo pure, che giocare con italiani è sempre bello. E per quelli che non hanno ancora giocato questo gioco, vi lascio un link nella descrizione per iscrivervi a questo gioco. Ed è un referral, cioè... no, l'ho pronunciato male, sì, lo so. E praticamente è un link per l'iscrizione dove voi dite che io vi ho suggerito il gioco, e se voi tipo raggiungete il livello 5 io prendo un piccolo bonus di influence point, che sarebbero i punti che si guadagnano, oppure prendo tipo una skin gratis, cose del genere. Quindi mi aiutate anche tipo a salire più facile il livello eccetera eccetera, e magari provate anche il gioco. Comunque vi basta andare a quel link, che è il primo che vi metto in descrizione, poi compilare il modulo, come tutte le iscrizioni normali, in poche parole, compilare il modulo e sì, appunto, iscrivervi poi. Una volta iscritti potete scaricare il gioco, eccetera, eccetera. In questa partita appunto stavo usando Fiddlestick, stavo usando una build che vi lascio anche nella descrizione,
che ha una build molto semplice. Di solito nelle partite normali apro con i Sorcerer Boo, Sorcerer Shoes, però qui in Dominion apro con la Will of the Ancients, quella parola, e perché mi dà quel boost iniziale con l'ability power che mi spinge già ad avere più danno. Poi prendo il Sorcerer Boost Shoes, Rod of Ages, che è una delle cose più importanti che vi servono con Fiddlestick. Una volta che avete la Rod of Ages, siete piuttosto rompipalle. Sì. Dopo la Rod of Ages, consiglio di prendere Rabadon's Death Cup. Io qua adesso vi sto dicendo tutti gli item che uso della build che ho, cioè, che ho letto, che ho capito, ho imparato a usare. Ed è una build veramente buona. Dopo Rabadon's Death Cup vi conviene prendere l'Abyssal Scepter o il contrario, prima tipo prima Rabadon's, prima l'Abyssal Scepter, poi Rabadon Death Cup, non cambia nullo e nulla, non nullo. E se appunto volete un po' più di, se avete un po' più di soldi, di gold da spendere in partita, vi consiglio di prendere il Morellos Evil Tome, che vi dà un altro boost in ability power, eccetera, 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 eccetera. Per le skill del summoner stavo usando Ghost e Smite, se non ricordo male. Sì, Smite. Ghost lo uso solo per scattare, passare dal bonus per la velocità e poi prendermi, e poi andare a aiutare i miei compagni. Tipo sopra in torre o in bassa torre, tipo se sono dallo spawn per correre veloce. O anche come scatto appena inizia la partita per andare a top e conquistarci la torretta. Smite lo uso, l'ho voluto prendere perché c'era una Kali e un Master Yi contro di noi. E l'ho preso appunto perché c'erano questi due champion che mi stanno veramente sulle palle, soprattutto a Kali. Molte volte nel video lo potete anche notare che uso appunto Smite su Akali, perché quando Akali usa quel suo scudo lì che rallenta i nemici e la fa diventare invisibile, è veramente una rottura di palle trovarla e riuscire a killarla. Quindi usavo Smite su di lei e moriva nello scudo, quindi prendo la kill senza che mi butto nello scudo e magari farmi uccidere. Se non sbaglio, in questa partita ho fatto 3-0-3 o 5-0-3, non mi ricordo. Comunque ho fatto più di 3 kill, se non sbaglio 2 su Akali. E ho fatto un bel po' di assist a quanto ricordo. Se non ricordo male, sì. Vabbè, sto diventando vecchio, anche se ho solo 16 anni. Vabbè, devo compierli 16 anni. Appunto, non so cosa dire. Quando ho fatto queste kill, le ho fatte praticamente tutte grazie alla Gianna che era con noi. Quindi se non era per lei non potevo fare nulla. E in poche parole, cos'altro posso dire di Fiddlestick? Fiddlesticks, diciamo che è uno dei più rompipalle, sì, dei champion, perché con il suo drain che è veramente scassa coglioni, sì, possiamo dirlo, perché praticamente lui sta fermo, vi fa un secondo, due, non mi ricordo quant'è, di channel, e poi inizia a succhiarvi via la vita. Lui rimane a vita massima e poi c'è il suo ultimate che, se avete un botto di ability power, fa veramente male, perché ogni secondo fa un tot di danno e dura per 5 secondi. Quindi se potete anche uccidere un champion solo usando quello, a quanto sì, secondo i miei calcoli sì. Quindi
quindi è uno dei champion molto più rompipalle anche per questo, perché appunto ha un range buono, è un range medio, non è il più grande possibile, però fate conto che il suo ultimate è piuttosto grosso e praticamente se vi fate bene in ability power colpite come dei camion, in poche parole, come dei camion dritti in faccia proprio. E appunto, cioè, potete killare tutti così senza problemi. E tante volte quando uso Ashe, che è un altro dei miei main champion che uso, ho sempre paura di stare mid se c'è un Fiddlesticks, perché so che potrebbe iniziare a rompermi l'ano quando gli pare. E quindi mi conviene sempre stare vicino torre o stare arretrato. E sì, quindi se qualcuno di voi magari non ha dei soldi, cioè ha dei IP, influence point, degli IP che vuole spendere su un champion buono, io vi consiglio Fiddlesticks oppure Kog'Maw, che è, sì, costa 6.400, no, 6.300, però secondo me è uno dei migliori champion che ci sono ora, perché ha un range enorme. Beh, non enorme, però è piuttosto grande. E poi c'ha la skill ultimate, che la potete castare tipo quando è maxata al massimo. La potete, se non sbaglio, ogni secondo. Quindi potete farla un secondo e rompere le palle proprio a tutti i nemici dell'altra squadra. Tipo una. Quindi non li lasciate liberi. In dominio questa skill di Kog'Maw è molto utile se siete sotto torre, perché se tipo provano a catturarvela, li colpite la prima volta, li colpite la seconda, li colpite la terza, li colpite la quarta e continuate a spararli la ultimate in faccia, così li rompete le palle. Alla fine questo è il divertente, di rompere le palle agli altri champion, oltre a fare le kill, eccetera eccetera. E niente, per questo video è tutto. Spero che questo video di League of Legends vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete provare questo gioco vi lascio un link nella descrizione. Se volete fare una partita con me, io non sono il più bravo del mondo perché sono anche solo livello 20. Vi lascio il mio nome nella descrizione. Vabbè, il mio nome è Danifra96. E niente, con questo saluto, bella raga, qui Danifra.